that dance, beckon. Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Allora, prima di iniziare il video su Call of Duty Ghost, visto che me l'avete chiesto, questo cazzo di FPS io lo faccio perché so che prende a molti di voi, so che vi prendono le mie incazzature, i miei scleri, quindi lo faccio ragazzi, volentieri, volentieri, per modo di dire. E nel frattempo vi vorrei dire, prima di partire vi vorrei dire una cosuccia veloce. Sicuramente molti di voi lo sanno, ma come potete vedere dalla schermata c'è scritto ottieni di più col gold. Io ragazzi vi dico di cliccarci, comunque sia di accedere a questa immaginetta in primo piano, per poter ottenere due giochi che sono, infatti, come potremo vedere attraverso questa schermata, se ci mette, se carica veloce, infatti ha caricato velocissimo, due giochi che sono Halo Spartan Assault e Max The Curse of Brotherhood. Ragazzi, allora devo dirla tutta, Max The Curse of Brotherhood mi è piaciuto veramente tanto e l'ho già finito, e se magari voi siete alla ricerca di puntigi facili con questo gioco, state tranquilli che ne otterrete veramente tanti. Infatti ragazzi adesso sono a 21.000 e passa di punti G, cosa che prima ero tipo a 20.000, all'inizio di 20.000, mi sa, se non ricordo male. L'altro gioco ragazzi è Halo Spartan Assault. Non pensate che sia il classico Halo FPS, ma è un Halo, diciamo, in TPS visto dall'alto. Io l'ho provato ragazzi, devo essere sincero, non mi è piaciuto tantissimo, purtroppo non è il mio genere preferito, è un po' difficile, magari con le meccaniche basta prenderci un pochettino la mano e si riesce anche a fare qualcosuccia in quel gioco. Però magari per fare la campagna si può anche fare, non so se si può fare in, ah no, si può fare anche in coop ragazzi, si può giocare in coop con gli amici, quindi mi sa che si potrebbe fare con gli amici, divertirsi con gli amici, se no il gioco secondo me è veramente povero. Ovviamente i classici giochi li sapete, quali sono gli altri che dovranno anche uscire tra un po' ragazzi. Ci sono vari titoli interessanti, adesso vediamo un attimo se acquistare qualcosa. Watch Dogs ve lo porterò, l'ho preso per 360 perché ce l'avevo anche un mio amico, l'ho preso per 360 e successivamente mi vorrei prendere Wolfenstein, che anche quel gioco è veramente cazzutino, diciamo. Mi è piaciuto molto, mio amico, ho visto alcuni gameplay su internet e oltre a quello un mio amico mi ha parlato abbastanza bene di quel gioco. Quindi ragazzi, partiamo con Call of Duty Ghost. Come potete vedere, sono a livello 51, sono salito di 10 livelli più o meno. Ho giocato due giorni, sto giocando da due giorni più o meno, ma pochissimo, non avevo molta voglia. Ho trovato qualche mio amico che mi ha chiesto di giocare, che mi stressano ogni tanto per giocare, amici di clan, e ho giocato. Poi ragazzi, scusatemi se non vi rispondono i messaggi, se non rispondo a tutti, però me ne arrivano veramente tanti, mi arrivano veramente tanti inviti al gruppo, sia su Xbox One che su 360, quindi non posso accettare tutti perché dovrei escludere qualcun altro e mi dispiacerebbe questo. Magari quando avrò la possibilità vi inviterò tutti nel mio gruppo, anche perché quando mi arriva un invito nel gruppo su Xbox One non mi fa cliccare sul profilo del giocatore, della persona che mi sta invitando, per poterlo invitare a mia volta nel gioco. Quindi è un po' una merdata questa cosa. Non fate caso al NAT moderato, io ce l'ho aperto, però sul gioco me lo continua a dare moderato. E passiamo a un altro aggiornamento di Call of Duty Ghost, che è proprio il fatto di avere, ovviamente io sono rimasto fedele a Keegan, lasciate perdere i miei punti squadra che sono veramente tantissimi, sono 694. E ragazzi, diciamo che un mio amico mi ha consigliato, un mio amico di clan mi ha consigliato di usare il Vector CRB con questi accessori e devo dirla tutta, mi sono trovato abbastanza bene. In più ho messo il tattico nel controller, scusatemi, sto usando il controller nero, ma il controller di Titanfall scarico. Comunque sia, il Vector è abbastanza un'ottima arma, come al solito fanno la differenza le specialità. Io sto usando un Vector con freno di bocca, mirino laser, specialità queste, gioco di prestigio, mira stabile, stazione rapida, concentrazione e pieno carico, in modo da non dover sciacallare le munizioni degli avversari. Oltre a questo ragazzi, non so se avete visto gli aggiornamenti, ma è presente un coltello dorato che coltella più velocemente, un coltello che si può sbloccare al prestigio 5, cosa che io ho già fatto, e un'altra cosa che sono le mitragliette, la secondaria,
che come potete vedere c'è il PDV d'oro che si sblocca al prestigio 10 e ha un fuoco automatico, cioè spara a raffica invece che a tre colpi come il PDV normale. Dopo questo, ragazzi, conoscete tutte le maschere che sono uscite, Sup McTavish e i vari cosi di Extinction con la cresta solo figa. Io non neanche li ho comprati perché il gioco è sempre una merda anche se mettete il personaggio più figo. Quindi, ragazzi, partiamo subito di farci una bella partita in Deathmatch Invasion. Allora, ragazzi, siamo su Pharaoh, quella mappa che diciamo è in Egitto, quindi giochiamocela subito. Io ovviamente userò il Vector. Muoviamoci sempre larghi sulle mappe, anche se ormai su questo Call of Duty è veramente una cosa, è un obbrobrio giocare in qualsiasi modo, in qualsiasi modo. No, sarà qui, guardate. No, non c'è, strano. Allora, ok, questi sono i miei compagni, quindi andiamo qui. Ok, tutti gli avversari sono andati dalla parte opposta. Da quello. Olè, vaffanculo. Sta arrivando un altro. No, Che cazzo di accoltellata lo stronzo? Guarda sta minchiata, ragazzi, quanto mi devono innervosire ogni volta. E ovviamente l'avversario dove ce l'ho? Nel culo, giustamente. Lasciate perdere i punteggi perché farò cagare, visto che è da un bel po' che non gioco, ragazzi. Ve lo dico. Ho giocato, anzi, no, non è da un bel po' che non gioco, ragazzi, ho giocato. Headshot, bitch, stronzo. E non muore la gente, lui mi spara un colpo! E mi uccide! Un colpo, ragazzi! Vedete queste cazzate? Ecco perché ho bisogno della fibra ottica, io, porca troia! E credici. E Cristo, ste bombette! Ah, bello, cade anche il pilone. Ok, c'è uno stronzo lì. Sicuramente arriveranno da qui. Invece no. Strano ma vero, non arriva nessuno da qui. Quindi noi passiamo dal sottofondo. E lui mi accoltella! Ma che cazzo di accoltellata hai, porca troia! E muori, stronzo, va a cagare. Ancora? Oh, e dai! E togli le palle! Compagno di merda! Ma che cazzo! Sempre in mezzo ai coglioni! Mo c'è da qui, guardate. Sticchi lì da in culo! Con che cazzo! È qui. È qui. È qui. È qui? Oh, basta coltellare! Hai rotto il cazzo! Ma guarda che culo di merda! E levati dalle palle, porca troia! Mi compare dietro, vaffanculo, non so che dire, ragazzi. Oh, veramente, è una cosa, un obbrobrio sto gioco, Cristo. I responso fatti a merda nonostante sia un cazzo di mezza squadre! Come ammazzano? Headshot, bitch, stronzo. Ecco qui! Vai, andiamo via. Come potete vedere, comunque col tattico riesco a giocarmela un po' meglio, ragazzi, più o meno. Un po' meglio per modo di dire, perché mi devo ancora abituare. Non sono al 100% col tattico, è difficile. Non è semplice, ma fidatevi, se ci prendete la mano su questo cazzo di. No! Assist, va a cagare! Era una volta buona per fare due kill e poi morire. Ma va a cagare. Dai, andiamo, no, c'è il mio compagno, quindi se vado lì, sbuco io, sicuramente mi ammazzano. Perché è un classico del gioco morire per me. Ovviamente quando sono in diretta, ovviamente, anche online. E muori, stronzo! Fammi levare da qui, perché sennò mi ammazzano. Ok, l'ha ucciso il mio compagno, quindi probabilmente io devo allargarmi qui e andiamo direttamente dalla parte opposta. E no! Ma lui che cazzo c'ha? Comunque la fibra, ragazzi, appena mi arriva, appena posso averla a casa, cioè sicuramente la prenderò, ragazzi. State, fidatevi di me, la prenderò pur di essere allo stesso livello di questi cazzo di americani, francesi, svedesi, quello che cazzo sono, che magari hanno già la fibra da 80 anni. Noi siamo indietro anni luce in Italia, porca puttana, giriamo con la 10 mega. E non possiamo neanche mandare in streaming, questa cosa mi fa girare il cazzo in una maniera che neanche vi potete immaginare, ragazzi. No, ma hai rotto i coglioni! Porca troia! Oh, ma io veramente mi chiedo, ma perché cazzo mi sparano? E credici, faccia di merda! Ma vaffanculo, va! Vaffanculo! Minchia, siete dei nabboni di merda!
Ma morite tutti e mi accade un altro, ragazzi, un altro. Ovviamente, guardate che schifo di partita sto facendo. E poi lagga. Sì, fidatevi di me, ragazzi. Ci vuole una connessione decente perché qua veramente non funziona bene tutto. Guarda. Olè, stronzo. Affanculo. Guarda, non fa ne. Ma guardali, sono tutti lì! Ma sono anche fermi! Schiappe di merda! Ole! C'è l'altro che vola! Cristo, vola! Una minchia di arabo! E lui mi spara un colpo e mi uccide! Un colpo, ragazzi! Un colpo! No, dai, veramente un obbrobrio sta cosa, un obbrobrio! Lui mi spara un colpo e mi uccide! Come cazzo sai che sono dietro di te? Vabbè, ragazzi, cosa vi devo dire? Loro sanno dove mi trovo. Muori, stronzo. E non rompere i coglioni al mio compagno. Col cazzo! Mi spari un colpo e mi ammazzi. Stronzo, vaffanculo. Chiamiamo il Satcom, va. E ce l'ho dietro. Minchia, ti accoltello anche con B! Va a cagare, stronzo! E lui mi spara due colpi, mi uccide! Porca troia! Ma io mi chiedo che cazzo di armai! Ma muori! Ed eccolo qui, sempre! Ma perché ce li ho dietro la merda? Ma perché ho una squadra di merda così? Anche se io veramente ho fatto 20-16, ma almeno ho fatto doppia cifra, porca puttana, 20 kill. Io veramente, ragazzi, rimango stupito certe volte di queste persone. Non so se avete visto alcuni di loro, ma erano fermi. Ragazzi, non fa giocare così. 7-10, 9-18, dai, 20-16, anche il mio fa cagare. Ma almeno ho fatto 20 kill. Ragazzi, io veramente mi dispiace mandarvi partite del genere. Questa voglio fare solo una partita perché ho bisogno di scaldarmi veramente tanto per poter aprire il culo agli avversari e soprattutto ho bisogno di una squadra un pochettino decente per poter veramente giocarmela un pochino con questi stronzi. Se beccate una squadra del genere e avete contro almeno non un pro, non tutti i pro, ma bastano due giocatori decenti dell'altra squadra, vi spaccano sempre. O come avete potuto vedere, sono certi lag che fanno veramente pena. Io mi chiedo, ma è la mia connessione di merda, 20 mega del cazzo? O è la connessione di Call of Duty, dei server, quello che cazzo è? Questo specie di obbrobrio che si è venuto a creare. Non l'hosta più un giocatore, ma l'hosta, non so se sia mezzo host, mezzo server. Boh, ragazzi, non me ne sbatte un cazzo. Comunque sia, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Noi ci vediamo alla prossima. E oltre a quello vi dico di scaricarvi i giochi Max the Son of Brother, o quello che cazzo è, non mi ricordo come cazzo si chiama, ragazzi. Adesso mi avete fatto venire la curiosità. Max the Curse of Brotherhood e Halo Spartan Assault. Io vi consiglio di scaricarli perché comunque se sono gratis per giocarveli poco poco così, farvi due punti G ovviamente per salire un pochino, come avete potuto vedere sono 21.124, quindi ho fatto molti punti. E noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga!